Il mio cliente è un imbecille, spiacevole, ma non illegale. Caffè, io devo rispondere ai miei superiori come te, devo metterlo sotto accusa. Per cosa? Possesso di condimenti? Ehi, sembri turbato. Ti aspettavo nel tuo ufficio 15 minuti fa per discutere il caso McDermott. Tu stai prendendo tempo. O si fa questa riunione subito e guarda che non scherzo, Caffè, o il tuo difeso te lo impicco al pennone più alto. Pennone? Sherby, la Marina impicca ancora la gente ai pennoni? Io direi di no. Sherby non crede che la Marina impicchi la gente ai pennoni ultimamente. Io intendo accusare il tuo cliente di possesso e uso durante il servizio. Fallo dichiarare colpevole e gli farò dare solo 30 giorni con perdita di grado e paga. Ma era origano, Dave, erano soltanto 10 sensi di origano. Già, ma il tuo difeso credeva che fosse marijuana. Il mio cliente è un imbecille, spiacevole, ma non illegale. Caffè, io devo rispondere ai miei superiori come te, devo metterlo sotto accusa. Per cosa? Possesso di condimenti? Caffè... Ehi, io ho cercato di darti una mano, ma se tu chiedi la reclusione io presento una richiesta di proscioglimento. Ma non lo otterrai. Sì che lo otterrò. E se sarà respinta presenterò una mozione in limine per ottenere un esame giudiziale degli elementi di prova e poi l'annullamento della custodia cautelare in attesa del giudizio. E tu passerai 3 mesi a perdere la vista sulle scartoffie solo perché un sottocapo segnalatore si è fumato un etto di origano. Coraggio, facciamone due! Reato di seconda, 20 giorni di prigione. Reato di terza, 15 giorni di consegna. Non lo so perché ti do retta. Perché la tua saggezza travalica gli anni che hai. Non so, credo che debbano assegnare. Buongiorno. Ma come andare? Come va la pupa, Sam? Credo che si stia preparando a dire la sua prima parola da un giorno all'altro. E tu come lo sai? All'aria di una che ha qualcosa da dire. Scusatemi, desolato per il ritardo. Danny, so benissimo che non hai una buona scusa, quindi non ti costringerò ad inventarne una pessima. Grazie, signore. La prima è per te. Sembra che tu stia facendo carriera. Sei richiesto dalla divisione. Richiesto per far cosa? Baia di Guantanamo, Cuba. Un vice caporale dei Marines di nome Dawson spara illegalmente un colpo con l'arma di ordinanza al di là della rete metallica, sarebbe a dire in territorio cubano. Cos'è la rete metallica? Sam? Un grosso muro che separa i belli e i buoni dai brutti e cattivi. Il cocco del maestro? Il soldato scelto William Santiago minaccia di fare la spia su Dawson al servizio informazioni della Marina. Dawson e un altro militare della sua squadra, il soldato scelto Loudon Downey, entrano nell'alloggio di Santiago, lo legano strettamente, gli infilano uno straccio nella gola e un'ora dopo Santiago è morto. I medici di servizio dicono che lo straccio era trattato con qualcosa di tossico. Avevano avvelenato lo straccio? Non è questa la loro versione. E allora che dicono? Non molto. Ci rispediscono in aereo domani e tu, mercoledì alle 006 precise, prendi un cargo andata e ritorno in giornata per Cuba per scoprire quello che puoi. Nel frattempo va a parlare col capitano di corvetta Joanne Galloway della disciplinare. Qualche domanda? Il volo per Cuba di cui parlava è alle 006 del mattino, signore? Il comando di divisione esige un trattamento formale, quindi formerò un collegio di difesa. Qualche volontario? No. Sam. Ho una pila di papiri alta un chilometro sulla scrivania. Lavorerai con Caffi a questo caso. Ma che farò? Caffi se la sbrigherà più o meno in 4 giorni. Ti occupi dell'amministrazione varia. Sei di supporto. Quello che vuoi. Non avrò alcuna responsabilità in questo caso. Esatto. Sono le cause che preferisco. Thank you.